Una signora è dalle 7:30 che sta aspettando il sindaco sospeso per un problema. Un'altra invece voleva semplicemente conoscerlo. Saranno una cinquantina alla fine della giornata i cittadini del comune di Pietrasanta ricevuti da Massimo Mallegni, nella sede del comitato elettorale in via Oberdan, quartier generale della trionfale campagna elettorale. Dopo l'elezione a sindaco è infatti arrivata come una scure la sospensione per via della legge Severino. Ma lui non molla e, come promesso, riceve i cittadini tutti i giovedì mattina come da programma di mandato. Ad aiutarlo non gli usceri o il personale del comune, ma volontari che segnano i nomi, l'ordine d'arrivo di coloro che vogliono parlare con lui. Mallegni arriva, offre il caffè a un gruppetto di cittadini, apre la porta della sede, spalanca le finestre, sistema le sedie, il tavolo, il PC e inizia a parlare con loro. Le richieste e le storie sono le più diverse. Io sto ricevendo da privato cittadino, ha spiegato, anche se sono il sindaco eletto in questo comune. Oggi consegnerò il responso degli incontri con i relativi contatti delle persone che ho incontrato all'URP del comune. Io resto al servizio della mia comunità anche da libero cittadino. Il vantaggio di ricevere fuori dal comune, dice ridendo, è che posso farlo in calzoni corti. Io sono il sindaco eletto di questa città, ho tutto il diritto di dialogare con tutti i miei concittadini, non sono né privato della libertà, né privato dell'intelligenza, né privato della mobilità, e quindi io incontro chiunque dove mi pare e cerco di parlare con loro e portare, come dire, anche un consiglio, una parola, eccetera, eccetera. Da un punto di vista tecnico procedurale io faccio così: oggi incontro i cittadini come li incontrerò nei prossimi giorni, e poi il responso di questo incontro lo depositerò all'URP come qualsiasi cittadino di Pietrasanta, quindi vado all'ufficio relazioni con il pubblico, mi faccio rilasciare la ricevutina delle cosine che gli porto con i numeri di telefono delle persone che ho incontrato, e spero poi che l'ufficio relazioni con il pubblico li trasmetta a tutti gli altri uffici, e perché possono dare delle risposte concrete al cittadino che gli ha fatto questa domanda.